Sono con Maria Silvia Bartelloni, ristorante Il Fortino, Forte dei Marmi. Che tipo di cucina fate? È una cucina prettamente di mare, però la clientela, essendo sulla piazza principale del Forte, richiede un po' tutto. Facciamo anche carne, tagliate, filetti, in qualsiasi maniera, e la pizza, perché la pizza chiama molto anche il bambino, la persona che non ama il pesce, che vuole fare un tipo di pranzo più veloce, insalatone, praticamente accontentiamo tutti i palati volendo. Ci sono tanti stranieri anche? Sì, c'è un periodo non proprio il culmine dell'estate, ma la bassa stagione è frequentata da molti stranieri. Nel periodo estivo ultimamente c'è diciamo, una clientela russa di particolare numero e qualità. Ecco, cosa un vostro piatto che apprezzano molto all'estero? Tutti i primi piatti. Loro amano molto i primi piatti di pesce naturalmente, e noi la nostra è una cucina espressa, viene tutto cucinato al momento, partiamo dalla cottura della pasta proprio alla formazione del sugo che poi accompagnerà la pasta, tutto al momento, sicché si può conciliare anche c'è un periodo così di intolleranze alimentari molto sentito, sicché si può mettere o togliere quello che può dar fastidio al cliente. Ristorante Il Fortino, Forte dei Marmi, piazza principale. Abbiamo lo chef, nome. Pietro Nicolini, Ristorante. Fortino di Forte dei Marmi. Tipo di cucina? È una cucina prevalentemente di pesce, però si fa anche un po' di carne si fa. Comunque è una cucina semplice che prevale più che altro il pesce nostro locale del Mar Tirreno, specialmente dagli scampi, dagli sparnocchi, si fa delle bellissime catalane. E primi piatti con quello che va di più è raviolino, scampi e zucchine, delle pappardelline fatte in casa di mare, dello gnocchettino sempre a base di pesce. E più che altro riusciamo a risaltare i sapori nostri della cucina del Tirreno. Un piatto che consiglia? Ma io consiglierei, qui è una vasta gamma di piatti che consiglierei. Però dagli antipastini che sono molto buoni, si dividono in sei portatine tra Pesce crudo. pesce crudo, il crudite di mare, e spaghetti all'arzella, le vongole veraci, raviolino, scampi e zucchine, una bella catalana come secondo e un bel dessert fatto dalla casa. Fantastico, andiamo ad assaggiare il menù.